Ciao a tutti, come state? Spero stiate tutti quanti bene. Non ci vediamo da tanto, in effetti, mi mancavate un po'. In questo video, oggi, impareremo un suono nuovo. Questo suono è quello che, ad esempio, troviamo nella parola foglia. In effetti, se voi ci pensate bene, come scrivete la parolina foglia? Ancora non riuscite a scriverlo, proprio perché vi manca conoscere come si scrive quel suono gli. Quel suono, infatti, non è chiuso in una sola letterina, perché si tratta proprio di un suono, di una sillaba. Quindi non è una sola letterina che dà questo nostro suono, ma è una unione di letterine. Ora io vi farò vedere qual è il suono gli, perché, ripeto, non è una sola letterina, ma è una unione di letterine che voi già conoscete. Vi faccio vedere. Ecco qua, questo è il suono gli, ed è il suono di foglia, di foglio, di aglio pure. Allora, guardate un po', voi direte, ma maestra, quella è una G, poi dopo, cioè questa qui è una G, poi dopo c'è una L, c'è una I. Possibile che insieme queste tre letterine riescono proprio a cambiare suono? Ebbene sì, bambini, questa è la magia della lingua italiana, della lingua in genere. Perché? Guardate un po'. Voi mi chiederete anche, ma è proprio necessario scrivere tutte e tre queste letterine vicine? Sì. Se noi scriviamo solo la G e solo la I, cosa esce? Esce G. G sappiamo che è un suono dolce, ma G è un'altra cosa. Non possiamo certo dire Foggia. Foggia con due G è una città. Oppure, se noi togliamo la G e mettiamo soltanto la L, guardate, abbiamo solo lì. Invece noi dobbiamo creare il suono gli, che è creato da una G, da una L e da una I. Questo suono deve essere sempre, sempre scritto con queste tre letterine messe insieme. Non possiamo avere il suono gli senza avere queste tre letterine insieme. Vi ricordate quando abbiamo fatto la letterina Q? La letterina Q, ad esempio, quando noi abbiamo parlato della parolina quadro, abbiamo visto che la Q era sempre accompagnata dalla U e poi da una vocale. Allo stesso modo, noi dobbiamo pensare che il suono gli è sempre formato da una G, da una L e da una I. Ora, io cambio foglio. Ho detto foglio. Non vi viene niente in mente quando io dico foglio? Secondo me a qualcuno è venuto in mente. Allora, io scrivo qui il suono gli che abbiamo imparato adesso. Però, se io poi ci metto di fianco qualche altra vocale, io ho detto foglio, foglia, foglie. Quindi, se io aggiungo delle altre lettere, delle altre vocali vicino, abbiamo altri suoni, sempre con base gli, e poi vicino mettiamo
una A per dire foglia, una E per dire foglie. La I c'è già, quindi la lasciamo stare, però adesso vi faccio vedere quando finisco lo schema. Poi foglio e poi anche you. Ok. Eccoci qua. Allora abbiamo il suono di base gli e possiamo poi unirlo alla letterina A. Ok. E abbiamo il suono ya. Se lo uniamo alla letterina E, abbiamo il suono ye. La letterina I manca, ma in realtà c'è già. Quindi non ne mettiamo due I, lasciamo stare una sola. Quindi il suono yi lo abbiamo già. Poi se aggiungiamo la O, abbiamo il suono yo. E se aggiungiamo la letterina U, la vocale U, abbiamo il suono you. Voi direte, maestra, ma questi qui sono dei suoni così strani. Ma in che parole li troviamo questi suoni? Avete ragione, perché viste così, dite, no, dai, questi qui non sono dei suoni della lingua italiana, sono dei suoni così strani. Invece no, guardate un po'. Ya lo troviamo nella parola foglia. Questo lo troviamo nella parola foglie. Questo è anche il foglio, oppure aglio. E you? È un po' difficile questa, eh? Lo troviamo, ad esempio, nella parola pagliuzza. Pagliuzza, ad esempio, come la pagliuzza dell'occhio, e tante altre parole. Però devo dire la verità che questo qui è un suono che troviamo poco. L'importante però è sapere che esiste. Noi dobbiamo essere a conoscenza di questo suono. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il nostro lavoro sul quaderno a quadretti, perché è un suono nuovo che abbiamo imparato, quindi dobbiamo fare la nostra paginetta. Cosa andremo a disegnare nella paginetta per questo suono? Io ho pensato di fare una striscetta sopra con delle foglioline. Quindi disegneremo delle foglie. Ora io lo faccio e ve lo faccio vedere subito. Ecco qua. Io ho disegnato un rettangolo, un riquadro sul nostro quaderno a quadretti alto 7 centimetri. Non l'ho colorato soltanto perché inserirò questa foto su didattica, quindi chi vuole può stamparla ed incollarla sul quaderno, però io vi consiglio di disegnarle voi le foglioline, perché abbiamo fatto quel progetto sulle foglie, abbiamo visto tutte quelle foglie strane e diverse anche nella biblioteca, grazie a quel signore che ce le ha fatte vedere col microscopio. Quindi voi sapete benissimo che ci sono delle foglie di tante forme diverse, quindi vi potete anche sbizzarrire a riprodurle quante più volete. Ci sono anche tante foglioline nuove che stanno nascendo ora perché è primavera, e quindi potete anche far quelle. Mi raccomando, utilizzate dei verdi diversi, perché non tutte le foglie sono di un verde solo. Ci sono delle foglie con un verde più chiaro, delle foglie con un verde più scuro, alcune che hanno addirittura due colori. Guardate bene, osservate dalla finestra, guardate bene gli alberi, oppure anche il fagiolo che vi ha dato la maestra Ada, potete anche disegnare quella foglia. Mi raccomando, l'importante è avere questo riquadro pieno pieno di foglioline.
Cosa dobbiamo andare a fare noi adesso? Dobbiamo fare due righe di ya, due di ye, yo. Manca la i. Di ya, ye, yi, yo, yu. Quindi dobbiamo fare due righe di ognuno. Vi faccio vedere io adesso come faccio sul quaderno e poi vi riporterò questa foto in didattica. Ecco qua, non l'avrete mica dimenticato come si fa la paginetta dei nuovi suoni, vero? No, facciamo sempre il punto linea per chi ne avesse bisogno e facciamo due righe di ya. Quindi dove c'è il punto noi facciamo la riga del suono, anche qui, quindi poi lo continuiamo, anche ye, yi, vedete che yi ha una sola i, proprio perché il suono è yi, quindi non c'è bisogno di aggiungere un'altra vocale, un'altra i, perché c'è già all'interno, quindi ci basta quella che ha. Poi yo e poi you e facciamo due righe di ognuno. Se noi facciamo questo riquadro di 7 quadratini, allora riusciamo a completare tutta la pagina anche con l'ultimo rigo di you. Mi raccomando, noi questo suono nuovo lo scriviamo tutto con la matita grafite e poi facciamo la A rossa e verde, I blu azzurra, O gialla e U la lasciamo nera. Questo lavoro qui poi deve essere fotografato e inserito all'interno della classe virtuale, quindi inserito nella sezione materiali della classe virtuale. Stiamo facendo questo esperimento per capire se è un metodo facile e divertente per mandarmi il materiale, così finalmente anch'io potrò vedere i vostri lavori, perché mi manca tanto guardare i vostri lavori. Non dico correggere, perché c'è veramente poco da correggere, però mi fa piacere vederli. E soprattutto vedere se siete stati bravi, precisi, anche se a casa ora siete tutti super precisi. Lo so che è così. Va bene, bambini, allora buon lavoro. Mi raccomando, ripetete bene questo suono. Lo ripeto ancora una volta. Il suono gli è formato da una G, da una L e da una I. Quando nella lettura noi vediamo questi tre suoni, dobbiamo leggerli come gli. È un suono unico, è una sillaba unica e unita. Va bene? Ok, perfetto. Allora, bambini, buon lavoro, al prossimo video. E mi raccomando, disegnate tante foglioline divertenti una sull'altra e tanto colorate di verdi diversi. Divertitevi tanto, perché questi lavori non sono veri e propri lavori, sono giochi, quindi dovete divertirvi. Ciao bambini, alla prossima.